Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, voglio mostrarvi un pochino come mi sono organizzata la zona fasciatoio, quindi diciamo raccontarvi un pochino la nostra scelta, perché ho scelto questo modello piuttosto che magari un altro tipo. Naturalmente ragazze, l'organizzazione, come sapete, è una cosa che a me piace molto, perché penso che uno spazio ben organizzato sia uno spazio ben sfruttato, però capite bene che, come vi dico sempre, per qualsiasi spazio di casa l'organizzazione poi può modificarsi quando uno poi va effettivamente ad utilizzare lo spazio e capisce bene le proprie esigenze. Io sono quasi arrivata a termine di gravidanza, non manca poi molto, insomma, il nostro incontro, però non sto ancora utilizzando il fasciatoio in sé, quindi vi faccio vedere come intanto mi sono organizzata, come ho pensato di strutturare questo spazio e renderlo, diciamo, comodo, fruibile per i vari cambi che ci saranno durante una giornata. Però, ripeto, le cose possono cambiare anche in base alle esigenze che poi avrò utilizzandolo. D'altronde una cosa non si conosce finché non si fa, finché non si utilizza, no? Quindi, se voi avete vostri consigli da lasciarmi qui sotto nei commenti, sono sempre 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 ben accetti. Intanto vi faccio vedere come mi sono organizzata, poi magari vi aggiornerò nei prossimi mesi. Ok ragazzi, eccoci qui nella cameretta. Questo qui è il nostro fasciatoio. Allora, noi abbiamo scelto, come vedete, non un fasciatoio tradizionale, diciamo i mobili quelli che nascono come fasciatoio con vaschetta integrata, ma abbiamo sfruttato una cassettiera IKEA. Questa qui è della linea Malm, a 4 cassetti, con un accessorio, diciamo, superiore, che crea questo pianale dove appoggiare poi il bambino e tutto il necessario per il cambio. Per quale motivo abbiamo fatto questa scelta? Allora, la cassettiera, innanzitutto noi avevamo già questa cassettiera, perché io me la porto da casa dei miei, è ancora in perfettissime condizioni, e in più rispetto ai fasciatoi, quelli con vaschetta integrata, questi sono, diciamo, dei cassettoni molto più capienti, quindi anche questo, il fatto che io ce l'avessi, è stato sicuramente già un punto di partenza per mantenere questo tipo di soluzione, ma poi diciamo, ho fatto la scelta anche a livello di capienza del mobile. Quindi abbiamo 4 cassetti. Superiormente, questa, diciamo, mensola che voi, cioè questa struttura che sembra come una mensola così a sbalzo rispetto alla cassettiera, la produce la marca Polini. Io l'ho acquistata personalmente sul sito pinkorblue.it, perché era metà rispetto a quanto costa su Amazon. Su Amazon stiamo intorno ai 39, sul sito di Polini ne ho pagata 20-22, quindi poi valutate voi. Vi faccio vedere un attimino, praticamente si attacca alla cassettiera con questi ganci, quindi naturalmente, cioè ragazze, non si muove di una virgola il tutto, è legata anche dietro, vedete questa riga qui del mobile, praticamente questa parte qui è il sopra della cassettiera e questa qua è l'aggiunta, quindi c'è tutto un sistema, insomma, per fermarla, e questa struttura vi permette anche di avere, come vedete, dei bordi, ecco, laterali, insomma. Diciamo, il bambino non sta a filo della cassettiera, ma c'è questo bordino che lo protegge. Come l'ho organizzata qui sopra? Vabbè, io ho ancora voluto tenere la plastica, insomma, sopra cioè, diciamo, tenere questo cuscino ancora, diciamo, sigillato. Comunque, questo adesso tra poco lo apriremo, così prende anche un po' di aria il prodotto. Allora, cosa fate voi? Prendete questa struttura che vedete così, ok? E sono andata ad appoggiare sopra uno di questi classici materassini per il cambio pannolino, dove è imbottito, quindi il bimbo sta più comodo. Questi sono naturalmente idrorepellenti, insomma, quindi diciamo che però andrò sicuramente a mettere sopra questo materassino o un asciugamano che cambierò di tanto in tanto o quando si sporca, oppure anche tipo quei panni monouso assorbenti,
tipo tappetini, diciamo, che magari potete appunto cambiare di volta in volta. In ogni caso, questo comunque non penetra l'acqua. Volendo, potete anche comprare dei rivestimenti tipo spugnosi che si mettono proprio sopra a coprire tutto questo materassino. Vabbè, là c'è un peluche che al momento è solo decorativo. Questo qui è il materassino, noi l'abbiamo preso sempre sul sito di pinkorblue.it perché, come potete vedere, ci si abbinava molto alla camera, quindi mi piaceva esteticamente. Ok, cosa ho qui di fianco? Alcune cose mancano perché ce l'ho nella borsa per il parto, però vi faccio vedere come mi sono organizzata. Allora, qui a portata di mano in questi contenitori che sono di IKEA. Questo qui un po' più grande, questo più basso e piccolino, sono delle novità di IKEA. Allora, in quello più grande ho messo i pannolini, al momento ho messo la taglia 1 e poi diciamo qui ho quelli che utilizzo nel quotidiano e poi un'altra parte da scorta rifornisco mano a mano. Sempre qui su questo piano voglio poggiarmi anche delle piccole, diciamo, delle piccole lavette, dei piccoli asciugamanini che possono essermi comodi durante il cambio, ma al momento solo a stendere perché li ho lavati. Comunque, qui ci sono tutti i pannolini, mentre qui c'è una zona, diciamo, con vari prodotti. Allora, manca la pasta per il cambio perché? Perché ce l'ho nella borsa dell'ospedale. A me non piace aprire, diciamo, lo stesso prodotto, cioè più confezioni dello stesso prodotto. Quindi, quando torneremo all'ospedale, me la metterò qui. Comunque, al momento, cosa ho messo? Ho messo questa acqua, diciamo, pulente senza risciacquo della Mustela, perché in molte me l'avete consigliata, diciamo, per in generale, magari dargli una rinfrescata al visino la mattina, ma è comoda anche i primi giorni di vita dove per via del cordone non possono fare proprio il bagnetto, quindi diciamo si puliscono e si rinfrescano con questo prodotto e molte me ne parlate bene. Poi questa qua invece è una cremina per il viso, sempre della Mustela. Devo andare a mettere, dopo la prendo, una cremina per il corpo perché tanto ce le ho sotto, diciamo, di scorta. Così, o magari un olio per idratarlo dopo il bagnetto. Ho messo qui questi cotoni, dischetti appunto in cotone, da utilizzare con questa acqua della Mustela. Poi troviamo garze sterili, acqua fisiologica. E poi naturalmente mi dovrò organizzare anche qui il discorso della medicazione del moncone, insomma, del cordone ombelicale. Alcuni prodotti li ho nella borsa per l'ospedale, ma in ogni caso aspetto, diciamo, indicazioni da parte dell'ospedale stesso su cosa acquistare e come procedere. Poi cosa ho messo qua? Naturalmente il set di spazzolina e di pettine. E poi vabbè, trovate anche un termometro per il bagnetto che poi sposteremo in bagno. E qui sotto, sempre dello stesso kit, cioè sempre della stessa linea, ci sono le forbicine, sempre della Kiko, come il set spazzolina e pettine. Qui sul davanti ho messo la confezione di salviette umidificate per il cambio del pannolino. Logicamente, stando a casa, cercherò di utilizzare l'acqua il più possibile, però magari per dare una prima mano, diciamo, di pulizia, andrò con la salviettina e in questo momento ho deciso di posizionare queste qui dell'Aveeno. Mi manca il discorso anche dell'aspiratore nasale, che devo ancora comprare, quindi poi pian piano verrà tutto integrato. E come vi dicevo, voglio mettermi a portata di mano anche dei piccoli asciugamanetti che ho presi da IKEA, un pacco da 10 pezzi, che sicuramente saranno molto molto comodi. Ok, andiamo a vedere come mi sono organizzata nei cassetti. Allora, nel primo cassetto sono andata a mettere diciamo, il vestiario, i cambi, così da averli subito a portata di mano quando sto cambiando il bimbo. In questa prima, io ho utilizzato per organizzare internamente tutti, diciamo, contenitori di IKEA. Ne ho alcuni di questa linea qui, perché li trovai in offerta tipo fine serie. E poi di altri tipi che vi mostrerò. Allora, al momento qui vedete tutti degli spezzati con, diciamo, coprifascia e ghettina taglia 1-3 mesi, quindi 55-56 cm, perché tutti, diciamo, le misure piccole, quindi quello da 50 cm, avevo comprato solo il minimo indispensabile per i cambi di ospedale. Il resto ho preso la taglia successiva.
Come li ho organizzati? Li ho organizzati chiudendo il pantalone all'interno della maglietta, così che noi prendiamo in questa maniera il prodotto, lo tiriamo fuori ed è già completo. Magari deve prendermelo qualcuno, oppure lo stesso Manu, magari non si ricorda come è abbinato il pantaloncino con la magliettina. In questa maniera è già tutto pronto. A fianco ho i bodini, qua sempre il discorso di misura 1-3 mesi, perché ripeto, gli altri ce li ho per insomma, la borsa dell'ospedale. Quindi qua ci sono alcuni bodini, mentre qua dietro ci sono i bodini di taglie successive. In quest'altro contenitore sono andata a mettere che cosa? In questo momento, almeno per l'inizio, sono andata a mettere invece le tutine, quindi questi sono, diciamo, tipo pigiamini, ok? Quindi è una tutina intera di varie fantasie che ci sono state man mano regalate, mentre qua dietro al momento ho messo tutto ciò che è estivo, quindi sono taglia 1-3 mesi, ma è tutto diciamo corto, quindi o manica corta oppure proprio tipo i pagliaccetti, quelli con sia gambine che braccia scoperte. Mi avanzava questo spazietto dove sono andata a riporre qui tutti i mille bavaglini che abbiamo, e nella parte invece qui ci sono tutte le mussole in cotone. Queste possono essere comode per tantissimi utilizzi, anche da copertine nel periodo più caldo, giusto per mettergli qualcosa sopra, e possono essere comode anche per poggiarle qui sopra. Quindi questo qua è tutto il primo cassetto, al momento ho deciso di organizzarlo così. Ok, questo qui è il secondo di cassetto. Sempre ripeto, ragazzi, io continuo e ci tengo a sottolineare il fatto che l'organizzazione è sempre in evoluzione, quindi non è detto che magari fra un mese le cose saranno posizionate così. Allora, questi altri contenitori che vedete bianchi sono sempre di IKEA, fanno parte del set diciamo della linea Scoob, sono 6 pezzi e vengono circa 5-6 euro. Dove sono andata a mettere che cosa? Allora, in questo qui sono andata a mettere delle cose diciamo spezzate, cioè sono quei prodottini che non sono dei completini, ok? Come per esempio ho delle magliettine così singole che io posso abbinare tranquillamente a delle ghettine che ho nel diciamo cassetto superiore, no? E poi questi qua sono i suoi primi jeans della Benetton che sono stati appunto regalati. Qui dietro in questa scatolina ho 2 paia di scarpe che sono sempre stati dei regali. In questa qua tutti i cappellini di varie misure, dalle più piccole a quelle un po' più grandicelle, sono tutti cappellini in cotone. Mentre qui ho voluto mettere in questo diciamo cubotto, questo diciamo organizzatore qui sempre di IKEA, ho voluto mettere tutti i calzini. Quindi qui ci sono i calzini, li ho chiusi così, così c'ho, diciamo, non mi perdo le paia, sono già accoppiate. Qua sono appunto tutti i calzinetti del bimbo. In quest'altro contenitore, che è sempre quello dell'IKEA, sono andata a mettere tutte le cose che io ho già lavato, stirato, sistemato, tutto a posto, però sono taglie un bel po' più grandi, perché andiamo anche diciamo sui 68 centimetri e oltre, perché magari qualcuno mi ha preferito regalarmi qualcosa per più là, oppure magari io anche insieme a mia madre durante i saldi invernali abbiamo trovato delle cosine interessanti a veramente 2 soldi, tipo magari il 70%, e quindi abbiamo cominciato a prendere giusto qualcosetta. E ho deciso di fare questa scatola per le misure più grandi, per averle comunque differenziate rispetto alle misure più piccoline e comunque già sistemate nel cassetto in quanto sono già lavate. Nel terzo cassetto ho momentaneamente tutta, diciamo, la biancheria. Quindi in questa parte qui, diciamo davanti, ho proprio gli asciugamani classici, quelli con l'asciugamanetto piccolo, l'asciugamanetto più grande. Questi poi sono bellissimi perché sono personalizzati con il nome del bambino. Mentre nella parte qui dietro ho gli accappatoi, quelli diciamo fatti quadrati con l'angoletto dove c'è il cappuccetto del bimbo, e ce li ho praticamente tutti qua. Poi in questa prima pila, sempre sistemati per diciamo completo, ho qui la misura per la carrozzina, quindi per il trio, per la navicella per intenderci, mentre questa qui è la misura per il lettino, quindi sono quelli un po' più grandi. Qua dietro invece trovate le copertine, quindi sono tutte copertine in cotone più o meno caldo diciamo, e una ce l'ho già nella borsa da portare in ospedale. Quindi qua dietro,
il momento dico questa cosa perché noi abbiamo intenzione di prendere un lettino a sbarre in legno che non abbiamo ancora preso per scelta, che avrà il modello che vogliamo prendere un cassetto sotto, e lì io gli voglio mettere tutto il cambio della sua biancheria, così da liberare questo cassetto e metterci altre cose che possono servire. Però per il momento l'abbiamo utilizzato così. E arriviamo all'ultimo cassetto. L'ultimo cassetto è, diciamo, chiamiamolo il cassetto delle scorte. Adesso vi spiego perché. Allora, trovate qui. Ok, trovate qui uno di questi contenitori dell'IKEA bianchi che vi ho mostrato anche sopra, con tanti pannolini all'interno. Così anche questa bustina dell'IKEA con scritto il modello e la taglia di questi pannolini. Per quale motivo? Perché mi è stata regalata una mega torta di pannolini, quindi non erano più nelle loro confezioni. Ho deciso di, diciamo, organizzarli in questa maniera. Sono la taglia 2, quindi sono la taglia successiva a quella che ho sopra al piano del fasciatoio, e quindi me li tengo qui di scorta. Poi nell'armadio, che è qui a fianco al fasciatoio, ci sono altre scorte di pannolini. Stessa cosa, scorte di salviette. Ne ho di vari tipi, ragazze. Queste della Mustela, Huggies, Pampers. Là dietro ho ancora altre dell'Aveeno. E sempre qua dietro ho messo le scorte dell'acqua fisiologica, scorte queste qua sono le garze sterili, insomma, varie scorticine di prodotti che ho già sopra nel fasciatoio, e qua le prendo quando terminano. Ok, passiamo adesso nell'area, diciamo, beauty. Allora, l'ho organizzata sempre con dei contenitori. Questo qua è sempre dell'IKEA, quello lì bianco è sempre dell'IKEA. Cosa sono andata a mettere qui? Sono andata a mettere le scorte beauty perché ci sono state regalate tantissime, tantissime cose, che quindi rifornirò e utilizzerò man mano. Abbiamo una bella scorta. Allora, qui vedete la spugna, questa qui naturale. Questa è semplicemente, la lascio così sigillata perché la vado ad aprire quando farò il primo bagnetto al piccolo. Nel frattempo la lascio qua, così rimane appunto sigillata. Allora, cosa ho? Per quanto riguarda tutto tipo shampoo, detergente, diciamo corpo per fare il bagnetto, al momento sono qui, ma un pezzo poi verrà portato in bagno quando inizieremo appunto a fare il bagno al piccolo. Nella parte qua dietro troviamo, allora, questo qui che è un set da viaggio con tutto l'occorrente per diciamo, la cura del bimbo. Qua dietro invece trovate altre scorte. Qui a fianco del fasciatoio c'è un armadio che non vado a far vedere nello specifico, anche perché dentro non è molto organizzato ancora, però volevo far vedere giusto che ha la zona dell'appeso, quindi ha tutta questa barra dove poter riporre sue cosine che hanno bisogno di stare in stampella. In quest'altra zona invece dell'armadio abbiamo, come vi dicevo, altra scorta di pannolini. Ok, ragazzi, non vi ho fatto vedere, ma noi abbiamo anche il mangiapannolini, che sarà messo più vicino al fasciatoio. Al momento ci sono, diciamo, le ruote del trio così chiuse per non impicciare in casa, quindi questo sarà spostato un po' più in là, e c'è il mangiapannolini della Tommy Tippy. Ed ecco qui, ragazzi, questo è tutto. Questo è come abbiamo deciso di organizzare noi la zona fasciatoio. Ripeto, è come per qualsiasi sportello, camera di casa. Per me l'organizzazione è sempre in evoluzione, perché posso rendermi conto solo con l'utilizzo se effettivamente sto comoda con il metodo che ho pensato. Spero davvero che vi abbia tenuto compagnia, vi abbia dato degli spunti per valutare anche voi quale soluzione adottare. Un'altra cosa che mi ha fatto scegliere questa soluzione piuttosto che il fasciatoio, diciamo, quello con vaschetta integrata, insomma, il fasciatoio classico, è il fatto di preferivo avere un cambio verticale, quindi che il bimbo fosse posizionato verticalmente a me piuttosto che lateralmente. E questa cosa, diciamo, i fasciatoi classici con vaschetta non la permettono. E niente, quindi queste sono state le nostre scelte, questa è stata la nostra organizzazione, ripeto, in continua evoluzione, anche perché non l'ho ancora utilizzata come postazione, quindi non so se effettivamente starò comoda così. Lasciatevi i vostri commenti qui sotto e nulla, vi mando un bacio grandissimo, vi aspetto al prossimo video. Ciao!